trovo qua stasera, si sente se sto dritto? Sì. Sono abbastanza grande. Allora, noi siamo qua in tre a rappresentare una parte dell'elettorato del comune, per la precisione 775 cittadini, che hanno creduto nelle proposte che abbiamo avanzato e che vorremmo continuare a proporre all'attuale giunta. Il nostro obiettivo, il motivo per cui siamo qua, non è un obiettivo personale, un obiettivo politico, partitico, è un obiettivo di portare un qualcosa, un apporto positivo alla vita del comune. Quindi tutto quello che ci sembrerà giusto, che ci sembrerà di buon senso, lo proporremo alla giunta cercando di collaborare e al tempo stesso verificheremo quello che sarà fatto, che non sarà fatto e renderemo conto a tutti i nostri elettori di questa cosa. È difficile anche parlare a nome di altre persone perché noi solitamente lavoriamo in gruppo, quindi magari quello che avrei potuto scrivere potevano essere più pensieri miei personali e non la sintesi di quello che è il nostro scopo come Movimento 5 Stelle. Allora vorrei magari leggere, per chi non l'avesse letto, quello che abbiamo divulgato come comunicato standard, quello che era la nostra idea di come vorremmo affrontare questa nuova esperienza. E noi questa sera il sindaco ha prestato un giuramento alle istituzioni e allo Stato. Noi invece lo presentiamo proprio a quei cittadini che hanno creduto nelle nostre proposte e che ci hanno permesso di essere qua questa sera, conferendoci la loro fiducia e ai quali dovremo rispondere con il nostro operato. Non è una cosa semplice perché non siamo pratici, siamo alla nostra prima esperienza, quindi commetteremo sicuramente molti errori e speriamo di farne buon tesoro e di non ripeterli. Questo è l'auspicio che mi faccio a nome di tutti. Ci impegniamo come ci impegneremo, come detto prima, a sottoporre alla giunta le nostre proposte, collaboreremo su ogni iniziativa di buon senso che sia a favore dei cittadini, ma al tempo stesso ci opporremo fermamente ad ogni decisione contraria all'etica, alla morale o agli interessi della collettività. Su questo saremo categorici. Non ci sarà motivo per cui noi dovremmo accettare una cosa che consideriamo sbagliata, quindi è il nostro poi ruolo, quello dell'opposizione, a volte potremmo anche opporci. Commetteremo sicuramente molti errori, qualcuno ha iniziato a farlo adesso, e saremo critici, ma propositivi. E non succubi di nessuna forza maggiore, noi non abbiamo nessuna direttiva, anche se così è un po' nell'opinione pubblica abbastanza diffusa né da Beppe Grillo né da Casaleggio né da nessuno, noi abbiamo quello che sono i nostri principi che portiamo avanti fermamente. La nostra priorità sarà che le cose vadano bene, di poter collaborare affinché possano andare bene, di poter dare il nostro apporto se possibile con alcuni suggerimenti o con le nostre esperienze personali, verificheremo tutto quello che verrà speso e le consulenze, gli appalti, insomma i soldi dei contribuenti che poi sono anche soldi nostri, noi siamo venuti qua più che altro per quello, per verificare di persona come vengono gestite le risorse della collettività e per poterlo poi spiegare a quelli che non sono qua stasera come voi, ma che ci auguriamo che vengano numerosi e poi se potremmo un giorno anche offrire il servizio streaming forse riusciremo a raggiungere più persone. Infine ci batteremo senza tregua finché tutto si svolga nella maniera più trasparente possibile, per questo diciamo lo streaming, il ponte, come noi lo chiamiamo, tra cittadini e istituzioni. Continueremo a mantenere quel rapporto diretto con il nostro elettorato e ci faremo portavoce di tutti coloro che avranno qualcosa da dire all'interno delle istituzioni. E saremo delle sentinelle vigili, attente, sempre se possibile, cercheremo di esserlo perlomeno, e non mancheremo mai di informare con qualsiasi mezzo di quello che viene all'interno delle istituzioni se le persone non possono partecipare, non hanno modo di poterlo fare direttamente, altrimenti sarebbe auspicabile che lo facessero. Concludo, perché sono andato già troppo per le lunghe. Vi ringrazio e speriamo di non deludere nessuno.